Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Tutte le mattine, come sempre alle 7:30, siamo qui per leggere i giornali insieme a voi, il Carlino, il Corriere, il Messaggero, gli inserti locali. Ben ritrovati dunque a tutti voi. Un saluto anche ai turisti che ci seguono magari per la prima volta sul canale 17 della nostra emittente. Allora, subito in ordine andiamo con il santo del giorno. Oggi è un santo che ci riguarda, per cui lo festeggiamo davvero con tanto piacere e con tanto affetto. Santa Chiara d'Assisi, patrona anche della televisione. Il sole è sorto alle 6:08, tramonterà alle 20:18. Il tempo per oggi, la fotografia dal meteo e dall'osservatorio meteorologico di Fano TV, una città, quella di Fano, che mostra ancora i segni di qualche nuvola che comunque continuerà ancora nel corso della giornata ad essere presente un po' su tutta la regione. Lo vedremo, 20 gradi la temperatura alle 7:30 del mattino. Le previsioni per oggi: avremo cielo nuvoloso al mattino con schiarite sempre più ampie nel corso del pomeriggio a partire dal settore settentrionale, rovesci e temporali sparsi più insistenti nel settore sud meridionale della regione, dove saranno di forte intensità. I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio, in esaurimento nel corso appunto del pomeriggio. Le temperature in ulteriore diminuzione, venti di brezza tesa orientale, il mare sarà poco mosso. Per la giornata di domani, 12 agosto, il cielo torna ad essere sereno e dunque, non a caso poi tante manifestazioni, lo vedremo, sono state rinviate al 12 proprio perché le previsioni mettevano di nuovo al bello. Minime, dicevo, le previsioni prevedono cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime in lieve diminuzione, le massime invece sono in ripresa. Avremo dei venti, sì, dei venti settentrionali di brezza tesa con rinforzi a vento moderato lungo la costa durante il mattino. Il mare sarà mosso giovedì 13 di agosto, torna dunque l'estate con cielo sereno poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento. La giornata di venerdì vedrà invece un transito di velature o lievi stratificazioni di nuvole e il fine settimana potrà essere caratterizzato da condizioni di instabilità, ma bisognerà attendere ancora qualche modello meteorologico da valutare, da studiare e da analizzare. Allora, il resto del Carlino questa mattina apre con questa fotografia e con questa immagine. Guardate qua, è un 33enne di Lucrezia, si chiama Domenico D'Assoro, che ora rischia l'intervento chirurgico dopo essere stato picchiato a sangue dal branco ed è stato salvato da due militari in pattuglia. Una storia che racconta Sandro Franceschetti del Resto del Carlino questa mattina. L'aggressione è avvenuta prima nella zona del Lido, poi altre botte al parcheggio. Lui dice: ho difeso la mia compagna. La storia tutta da leggere sul giornale di questa mattina. Ma il Resto del Carlino è qui. La storia invece è stata raccolta e questa mattina descritta in tutti i dettagli da Tiziana Petrelli. È stata raccolta e dicevo, è pubblicata sulla pagina in primo piano del Carlino questa storia di un ragazzino di 13 anni che ha davvero rischiato grosso perché è finito in coma etilico, cioè ha bevuto come una spugna, come si direbbe. Ha detto lui poi il giorno dopo, ancora tutto rintronato, ha riferito di aver bevuto vodka, tanta vodka. Oggi i genitori saranno di questo ragazzino di 13 anni saranno ascoltati dai carabinieri di Fano che indagano sull'accaduto. È stato raccolto dal 118 al Lido di Fano e portato ovviamente in ospedale. Anche qui tutti i dettagli, tutta la storia sulla pagina del Resto del Carlino. Ricorderete la turista che ha rischiato di annegare a Gimarra qualche giorno fa, è finita in coma, è stata in coma per 10 giorni, poi il suo cuore non ha retto, non ce l'ha fatta, è morta e per sua stessa volontà ha donato gli organi. È stata soccorsa in una spiaggia libera, deceduta dopo 10 giorni di coma. Turista annegata a donare gli organi, il titolo: Raffaella, 48 anni di Treviso, dopo i fatti di Gimarra, prelievo sabato dopo la morte cerebrale, il cuore a un'altra persona. Addio a Maiorano, Nello Maiorano, chiesa gremita. Il mondo della politica, della cultura, delle professioni riunito ieri pomeriggio nel Duomo di Fano per l'ultimo saluto a Nello Maiorano. La messa cantata è stata celebrata dal parroco della cattedrale, Don Luciano Torcellini, affiancato da altri 4 sacerdoti in una chiesa stracolma. C'erano davvero
tutti, tanti, a partire dal sindaco, il vice sindaco, eccetera, eccetera. Quindi insomma un saluto a questo personaggio che davvero ha fatto la storia della politica locale. Malore al volante invece è questa la causa della tragedia di Corrado Tallevi. Ieri c'è stato l'esame, l'esame che ha confermato i sospetti. Oggi il funerale nella chiesa del Porto a Fano. Alle ore 17 nella chiesa del Porto di San Giuseppe al Porto di Fano si terrà questo funerale, il funerale di Corrado Tallevi, 71enne originario di Fano, ma che era residente da ormai 15 anni a Cartoceto, morto venerdì nell'incidente stradale all'altezza del casello della 14. Dunque l'ispezione cadaverica effettuata ieri ha evidenziato che alla base di questo incidente, in cui non sono rimasti coinvolti altri mezzi, c'è stato un malore che appunto ha portato alla morte poi Corrado, ma che poi ha provocato questo incidente dove è rimasta ferita gravemente la moglie, per fortuna in maniera molto più lieve anche il figlio Alex di 41 anni. Andiamo a Cartoceto di nuovo, Lucrezia anzi, il sindaco Rossi, fra 8 mesi avremo la nuova scuola, dice i lavori ad una svolta, il comune vuole chiudere in primavera. Vi troveranno in questa nuova scuola 4 sezioni, 120 bambini con un laboratorio. In questa immagine vedete la scuola dell'infanzia che è in costruzione in via Marsala a Lucrezia. Andiamo a Pesaro, l'ENPA, l'Ente Nazionale di Protezione Animali, va alla Baia Flaminia con i suoi cani. L'importante è che la spiaggia si faccia. Risposta alle scritte antifido, va bene anche a pagamento, non vogliamo decidere dove si deve fare, basta che si risolva il problema. C'è una città, quella di Pesaro, che discute la spiaggia dei cani sì, la spiaggia dei cani no, o soprattutto dove farla, perché come abbiamo già detto i bagnini che stanno vicini, insomma quelli della Baia, non vogliono che questa spiaggia dei cani venga fatta accanto al loro stabilimento balneare, insomma si discute sul dove farla, non tanto sul farlo o meno, sul dove collocarla. Noi siamo per una spiaggia libera dedicata ai cani, ma ben venga una struttura con bagnino regolata, usata con educazione. Andiamo adesso a leggere il Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro e provincia. San Lorenzo, una giornata, quella delle stelle cadenti di ieri, 10 di agosto, rovinata dal maltempo, il cielo era impossibile da vedere perché ovviamente coperto da nuvole spesse e minacciose. Per la pioggia rinviata domani la manifestazione sul lungomare di Pesaro, i bagnini di Baia Flaminia fermano la protesta. E queste sono alcune immagini che riguardano le varie iniziative appunto in programma per la giornata di Ferragosto. Scusate, per la giornata di San Lorenzo. Cinghiali Drudi, che è il presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, chiede maggiore sicurezza. L'episodio dell'uomo di Cefalù attaccato e ucciso da un cinghiale non lontano dalla sua abitazione ha destato grande impressione anche sul nostro territorio, dove la presenza dell'ungulato è massiccia, e sul tema appunto è intervenuto Alberto Drudi. Poi Coppa Italia, pizzaioli a chilometro zero in gara e a Fossombrone. Dopo il secondo posto tra gli italiani ottenuto al Mondiale della Pizza di Modena, adesso si sta preparando alla Coppa Italia in programma a ottobre a Roma. Diego Vichi, pizzaiolo da Gigi, tiene altri i prodotti gastronomici più genuini del pesarese, grazie alla sua maestria in fatto di pizza. La pagina di Fano, birra e alchimie per il Capodanno d'estate, tra mistero e divertimento, due manifestazioni dedicate alla Bionda d'Augusto e all'esoterismo. Nella tre giorni al Pincio, previsti anche diversi appuntamenti musicali, si parte con i box. E poi anche qui il successo di In Gir per Fan, raccontato in cifre, con i numeri, si parla di 2000 partecipanti, quindi più o meno come gli altri anni, numeri che insomma dicono chiaramente che questa iniziativa è ormai un'iniziativa che è entrata nel cuore, tra gli interessi soprattutto delle persone, anche dei turisti. Commosso di Onello Maiorano, in Duomo, folla di amici e familiari, lo hanno ricordato i figli Giovanni e Chiara con la lettura della Bibbia, le toccanti parole di padre Silvano Brace e del parroco Don
Luciano, qui c'è scritto Don Stefano Torcellini, ma è Don Luciano Torcellini che gli è stato accanto. Oggi invece il funerale, come dicevamo, di Tallevi a San Giuseppe al Porto, i parenti scelgono la chiesa in cui Corrado si sposò. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. Marotta Unita premia i coach, gli allenatori di volley. Festa per Davide Mazzanti e Matteo Bertini, allenatori vincenti del Casal Maggiore e della Robur di Pesaro. Piazza Kennedy che ha ospitato la premiazione per meriti sportivi di due allenatori marottesi che si sono distinti nel mondo del pallavolo. Poi siglato il gemellaggio medievale, a Pergola cresce la collaborazione gubina per la serata clou dell'estate pergolese, anche qui si parla dell'espianto multiorgano al Santa Croce, donati reni, fegato, tessuti e cuore di questa donna veneta che appunto purtroppo è morta una decina di giorni fa in spiaggia a Fano. E poi da Pesaro, sempre dal Corriere Adriatico, attenzione alla truffa dello specchietto che sta tornando di moda, ve lo abbiamo raccontato qualche giorno fa nel nostro telegiornale con una conferenza stampa dei carabinieri di Pesaro che hanno pizzicato due truffatori. La truffa dello specchietto, non stiamo qui a ribadirvela, non stiamo qui a ricordarvelo come funziona, come non funziona, perché non abbiamo tempo, però basta ricordare questo: se qualcuno vi si presenta e vi dice mi avete danneggiato lo specchietto, voi tenete a mente la parola specchietto e sappiate che è una truffa. Qualunque cosa vi dicano o in qualunque modo ve la presentino, ve la raccontino, anche se sono molto convincenti, anche se avete sentito un rumore, anche se pensate di avere, se c'è la parola specchietto o se ve lo mostrano in mano, voi chiamate i carabinieri, dite adesso ci penseranno loro o la polizia, insomma. Vedete come scappano. Pontili galleggianti per bloccare l'erosione. A Pesaro è l'innovativo progetto del geologo Faina. Sulla banchina in acqua un teatro e alcuni ristorantini. Il piano parte da una spesa di 50.000 euro. Quello elaborato dai tecnici del comune ne costa 800. Il bandito della farmacia Mari, sempre a Pesaro, sfuggito all'occhio delle telecamere. Nessuno, infatti, dei vicini impianti di videosorveglianza, purtroppo, ha filmato il colpo. Andiamo adesso invece sul giornale del Messaggero, il Messaggero che dà ampio spazio alla notte delle candele. Notte delle candele c'è anche alla Baia, dunque l'attesa serata evento è slittata domani per il maltempo. Nel frattempo però è rientrata la protesta, la serrata, di una parte dei bagnini che inizialmente, sempre per questa vicenda dei cani, della spiaggia dei cani, avevano deciso di non partecipare a questa notte delle candele. Poi qualcuno avrà detto ma insomma vale la pena, non vale la pena, e quindi hanno deciso questa retromarcia. Dunque la notte delle candele ci sarà su tutta la spiaggia. Il comune di Pesaro incontrerà i gestori contrari a questa spiaggia per i cani, sit-in degli animalisti che hanno organizzato invece la controprotesta, eccoli qua. Poi andiamo sull'altra pagina del Messaggero. Il brizzolato, dopo lo sdentato arriva il brizzolato in fuga su auto straniera. Il farmacista che ha inseguito il malvivente ha preso la targa della Ford di colore nero, ma nei database non compare. Controlli incrociati tra polizia e carabinieri per risalire all'identità dell'uomo che ha colpito anche in via Giolitti. E guardate questa polizia a cavallo, è il pattugliamento, con tanto di foto di rito ovviamente per la polizia a cavallo, in occasione della serata inaugurale delle opere liriche La Gazza Ladra, nell'ambito dell'edizione 2015 del Rossini Opera Festival. Poi, ancora dal Messaggero, il dramma di Rino, morto prima di avere un alloggio. Sfrattato e senza lavoro, il comune di Pesaro si stava occupando del suo caso. Lo ricordate, no? Rino viveva in auto, viveva in macchina ed era stata già trovata una soluzione. È vero che da quello che raccontano perlomeno i quotidiani non era molto propenso a lasciare la sua autovettura, quindi hanno fatto un po' di difficoltà, però insomma lo stavano convincendo ad andare e trovare una soluzione alternativa all'automobile.
Poi però purtroppo è sopraggiunto questo dramma e Rino è morto. A Pergola invece commemorazione per Lucia Bellucci, a 2 anni dalla morte di Lucia, uccisa a 31 anni. Pergola ancora non dimentica, troppo forte il dolore per l'omicidio accaduto il 9 agosto del 2013 in Trentino e per cui è stato condannato l'ex fidanzato Vittorio Ciccolini. Truffa dello specchietto, altre segnalazioni, non mancano anche i casi di spaccio di banconote false, scatta un arresto. Chiudiamo con la pagina di Fano del Messaggero, allarme siccità per il canale Albani, moria di pesci nel canale, sopralluogo della Polizia Municipale e dei tecnici dell'amministrazione. L'assessore Mascarina ha chiesto all'Enel Green Power, che è titolare del canale, che gestisce il canale, di intervenire. Questo è un problema che si purtroppo ripropone ogni anno, anzi dobbiamo dire a memoria insomma che quest'anno il problema si è presentato già quasi a fine stagione, mentre nonostante l'anno scorso luglio è stato un luglio molto piovoso, ricordo che però il problema era venuto fuori molto prima, non so se è una questione di gestione dell'acqua, non credo di solo di siccità, ma comunque vabbè. Il consigliere dei 5 Stelle Omiccioli sollecita anche una verifica da parte dell'ARPAM. In Gir per Fan, un successo con oltre 2000 partecipanti e sotto ancora muore una donna, donati gli organi. E qua invece a San Giuseppe al Porto i funerali di Corrado Tallevi, lo ricordiamo questo pomeriggio alle ore 17, mentre anche qui il Messaggero, il giornale di Roma, ricorda in Duomo l'ultimo saluto a Nello Maiorano. Con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20:30 per il TG. Occhio alla notizia, arrivederci. We'll be right back.